Desidero venire ai piedi tuoi, Signore, per contemplare la tua bellezza e lo splendore. Desidero salire sul monte della gloria, dove tu rifulgi, Dio, di un grande chiaro. Entrare nel giardino della lode, dove salano i profumi tuoi, Signore. Da loe di mirre cassia tutto intorno, nel luogo dove io ti adorerò. Desidero incontrare gli occhi puri tuoi, lasciarmi trasportare in alto verso te. Entrare nel giardino della lode, dove salano i profumi tuoi, Signore. D'aloe di mirra e cassia tutto intorno, nel luogo dove io ti adorerò. Desidero capire qualcosa ancor di più di quell'amore ardente e immenso che hai per me, Signor Gesù, che ti portò a morire su quella croce infame, straziato ed umiliato, Agnello di Dio. Entrare nel giardino della lode, dove salano i profumi tuoi, Signore. D'aloe di mirra cassia tutto intorno, nel luogo dove io ti adorerò. Desidero capire qualcosa ancora che hai per me, Signor Gesù, che ti portò a morire su quella croce infame, straziato ed umiliato, Agnello di Dio. Desidero venire ai piedi tuoi, Signore, per sia lodato. Leggiamo nella parola di Dio come la troviamo scritta nel primo libro ai Corinzi, capitolo 10, dal verso 1 in poi. Primo Corinzi 10, 1 in poi. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.
Non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Possiamo sedere. Oggetto della nostra meditazione è una parte di questo testo biblico. Queste cose avvennero per essere esempio a noi. Queste cose avvennero per essere di esempio a noi. E quali sono queste cose? Ne abbiamo letto qualcosa. Il viaggio di Israele, viaggio che fu una lezione per noi, in quanto che noi oggi ci ritroviamo anche noi in un viaggio non verso la Canaan terrena, oggetto di guerre, le cosiddette crociate, che nel passato volevano strappare agli infedeli la terra sacra di Israele, dicevano, e lo fecero con la forza delle armi. Poi l'altra parte, dopo alcun tempo, si vendicò facendo il contrario. Ma il viaggio di Israele è una figura per noi spirituale, non un incentivo a guerre sante. Non esistono guerre sante. E la parola di Dio mostra questo viaggio in chiare lezioni. Ne vogliamo ricordare alcuni. Per esempio la salvezza dall'Egitto, che è la figura del peccato da cui siamo stati liberati. Io, dice la legge di Mosè, vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Le antiche versioni rendevano a mano alzata, un modo per proclamare la vittoria, la baldanza del popolo di Dio. Dunque in questo viaggio noi vogliamo ricordare che ci sta per noi l'insegnamento del ricordo della salvezza dall'Egitto del peccato in cui il Signore ci ha liberati. Salvezza dall'Egitto del peccato in cui, proprio come Israele fece, noi non dobbiamo mantenere legami. Il faraone chiamò Mosè e Aronne e gli disse: d'accordo, andate e offrite sacrifici al vostro Dio nel paese. Il Dio del popolo di Israele, il nostro Dio, aveva invaso di mosche velenose il paese d'Egitto e sotto la pressione degli eventi Faraone capisce che non ci può più nulla, che non c'è trucco che tenga con la magia bianca, nera, marrone che fosse, perché il nostro Dio è il più grande. Il viaggio di Israele è una lezione per noi. La lezione della salvezza dall'Egitto, figura del peccato, senza mantenere legami. Andate, ma dovete andare a offrire nel paese. E Mosè e Aaron risposero: da parte del Signore, no, noi dovremmo andarcene tutti insieme a offrire questi sacrifici. E allora, siccome vennero queste mosche, il faraone gli disse: va bene, non andate troppo lontano, pregate per me. È curioso, vero, questa veste? Siamo così abituati a vedere il faraone cattivo, rude, piuttosto crudele. Adesso è lì a elemosinare: pregate per me. Ma non lasciò andare tutti. Lui voleva lasciare andare solamente i maschi. Sapeva che se le donne, i bambini e i beni restavano in Egitto, sarebbe rimasto il popolo con lui. Ma sapeva che se arrivavano ad andar via
non sarebbero tornati mai più. E visto il diniego di fatto di Faraone, Dio mandò le cavallette. Le cavallette sono a tutt'oggi la rovina, spesso senza soluzione, dei raccolti agricoli. E voglio dire che davanti al suo invito, andate solo voi uomini e servite il Signore, Faraone sperimentò questa dura prova. E fu allora che li chiamò e gli disse: andate pure tutti, rimangano solo le vostre greggi e i vostri armenti, pure i vostri bambini potranno venire con voi. E la vecchia lezione del diavolo: puoi fare la volontà di Dio, basta che mi resti in mano mia tutti i tuoi beni. Ma vi ricordo che i cristiani non hanno in mano di Satana i propri affari. Anche il nostro lavoro, anche il nostro business deve essere in mano al Signore. Interamente sull'altare, anima, corpo, spirito, lavoro, tutto deve essere in mano a Gesù. E così Dio colpì l'Egitto con le tenebre, non si vedeva nulla, e davanti a tutto questo, finalmente, e dopo ancora qualche dura prova, Faraone li lasciò andare. Così questo popolo ci insegna che dopo l'amarezza vengono le benedizioni. Dopo la notte viene sempre il giorno, cari, e dopo il duro viene il facile, e dopo il difficoltoso viene la vittoria. Così dopo l'amarezza dell'Egitto ecco la benedizione. Il mare si aprì e camminarono per l'asciutto. Appena l'ultimo ebreo passò dall'altro lato, il mare si richiuse e quello che era allora il più potente esercito del mondo si rinchiuse sopra 1200 carri e cavalieri. E voglio dirvi che il popolo cantò, un ruolo importante, le donne del popolo di Dio cantarono e dicevano: il Signore è la mia forza, l'oggetto del mio cantico, egli è stata la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, l'Iddio di mio padre io lo esalterò. Questo è il mio Dio. E oggi è un esempio per noi. Questo è il nostro Dio, l'Iddio dei nostri padri, quello di cui leggiamo nella Bibbia, quello di cui sappiamo dalla storia del tempo che è passato. Dopo l'amarezza dell'acqua di Mara, ancora una volta questa dura prova produsse una benedizione. Erano rimasti senza acqua, ma invece di pregare si misero a mormorare Dio e Mosè. E allora Mosè gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno, gettò il legno nell'acqua e l'acqua divenne dolce. E lì il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova. Pensate, la prima promessa di guarigione della Bibbia, sapete quando arrivò? Dopo che il popolo mormorò contro Dio e Dio gli diede l'acqua, l'acqua sana. E Dio fece un patto col suo popolo e questo patto fu: se tu ascolti la mia voce, obbedisci ai miei comandamenti, io sono l'Eterno che ti guarisco. Che grande padre che abbiamo, così buono, così pieno di iniziative di grazia. Ma dopo che il Signore li salvò dall'Egitto, questo popolo sperimentò anche nuove rivelazioni, a cominciare dal dono della legge di Mosè. Sali sul monte, Dio gli disse, fermati qua, io ti darò delle tavole di pietra, la legge, i comandamenti che ho scritto, perché siano insegnati al popolo di Israele. Io voglio dirvi che oggi ancora Dio dà, sapete, nuove rivelazioni, nuove dimensioni di benedizione. Non vogliamo fare l'errore di fermarci alla salvezza in Cristo, quando Dio ci liberò dall'Egitto del peccato. Dio sia lodato perché ci ha liberato, ma non finisce qua. Deve
continuare la nostra ricerca di nuove benedizioni. E come Dio diede a questo popolo la legge di Mosè, come ulteriore benedizione, Dio, dopo la salvezza in Cristo, ci dona il dono dello Spirito Santo. E dopo il dono dello Spirito Santo non finisce qui. Dio ci promette che vuole darci i doni carismatici e ad alcuni altri i doni ministeriali. Spiego quali sono. I doni carismatici sono i doni dello Spirito e noi li conosciamo. Parola di sapienza, conoscenza, discernimento degli spiriti, fede, potenza ad operare miracoli, guarigioni e profezia, parlare in altre lingue, interpretazioni. Come vedete, c'è ancora tanto che dobbiamo sperimentare. Non abbiamo avuto tutto questo ancora al completo, ma sono lì, a nostra disposizione. Vogliamo il battesimo nello Spirito, Signore, e poi vogliamo insistere, e ora vogliamo i doni dello Spirito, Signore. E se qualcuno aspira all'ufficio di vescovo, cioè di pastore, aspira a una cosa buona, dice la Bibbia. Così, se tu chiedi, Dio ti donerà le domande del tuo cuore. Il viaggio del popolo insegna che dopo l'amarezza vengono le benedizioni, benedizioni che Dio dà per grazia e non perché noi li meritiamo. La necessità delle decisioni è una ulteriore benedizione. E questo riesce incomprensibile ad alcuni. Se c'è qualcosa di antipatico per certo tipo di persone, di cristiani, è decidere. Tutti vogliono sapere quello che devono fare. Sarebbero pronti ad andare a piedi chissà dove, a piedi scalzi, pur di non avere l'onere, il peso della decisione. Sono pronti a mettersi in mano a un uomo, magari a un pastore, a un religioso, purché altri decidano per loro, purché altri gli dicono che fare. Ma la Scrittura dice: il tempo delle marce da Cades Barnea fu di 38 anni, finché tutta quella generazione di uomini armati scomparve. E a causa della loro incredulità accadde tutto questo. La Chiesa ha una sfida, e questa sfida è la conquista della nuova generazione. In questi giorni di riunioni speciali che abbiamo avuto, il Signore ha parlato molto sull'argomento. Le nuove generazioni non sono le generazioni da criticare, le nuove generazioni sono le generazioni da conquistare. E noi vogliamo conquistarle a Cristo, e questo può essere un peso. Non vogliono decidere, significa crescere, e a molti piace essere cullati, magari fino a tarda età. Ma devi decidere, devi decidere tu. E così questa gente, dopo 38 anni, visto che non decidevano alcunché, scomparvero. Poi sorse un'altra generazione, e guarda caso, a loro Dio parla e dice: ora partite pure. Mi piace considerare con voi che il Signore ci spinge alla decisione. Qual è la più importante decisione per le nuove generazioni, che sarebbero i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, i nostri amici, le nostre amiche, che stiamo parlando loro di Gesù? Beh, la decisione più importante è: decidi per Cristo. La decisione più importante è: scegli Gesù. La decisione più importante è: avete girato, disse Dio, abbastanza intorno a questo monte, ora partite. E voglio dirvi che per 38 anni hanno girato a vuoto. Giravano intorno e poi si fermavano, e questo giro tondo intorno al mondo non produceva niente di buono. Se giriamo e stiamo fermi sempre alla stessa situazione, non cambia niente della nostra vita cristiana. E invece noi vogliamo che Dio possa operare, e vogliamo decidere di scegliere per Gesù. E questo scegliere per Gesù significa partire. Decidi per Cristo,
Il profeta Daniele era piccolino, ancora in età, e decise di non contaminarsi con le vivande del re. Giosuè fece un appello al popolo del Signore e disse: decidetevi, scegliete oggi a chi volete servire. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Decidiamo per Cristo, scegliamo Gesù, andiamo a Lui. Queste cose avvennero per servire d'esempio a noi e ci parlano ancora di altro, del soccorso di Dio, soccorso nei pericoli che si ripetono proprio come nel passato. Affinché non diventiate idolatri, abbiamo letto al verso 7, secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Sembrano parole innocue. Che c'è di male a mangiare, a bere e a divertirsi? Ma il riassunto dello scrittore Paolo alla chiesa di Corinto va capito e esaminato alla luce delle scritture. E voglio ricordare i fatti. Mosè, in attesa della legge di Mosè, che verrà a lui rivelata. Dio la scriverà su tavole di pietra, ma ahimè, invece accadde che giù il popolo che lo aspettava pensò che chissà che fine aveva fatto. Non avevano una grande fiducia nel proprio condottiero e così spinsero, sollecitarono Aronne a fare un idolo. Tu fai quel che conosci. Nell'immaginario collettivo c'erano i vitelli d'oro dell'idolatra nazione d'Egitto e così ha fatto uno stampo di quel tipo. Il popolo ha collaborato. Sapete che le sorelle, i fratelli, i credenti non amano i gioielli d'oro. La Bibbia dice di essere persone semplici, ma nonostante che tutti sono un po' aggrappati a queste cose, la Bibbia dice che li portarono tutti i loro gioielli. Li portarono non come offerta al Signore o in tempi più recenti per donarle alla patria e fare la guerra. No, niente di tutto questo. Li portarono per un idolo. E Aaron è patetico nell'autodifendersi quando dice a suo fratello Mosè, che poi arriva: oh, mi hanno portato questo oro, io non so come ne è venuto fuori questo vitello d'oro. Andatelo a chiedere a un orafo se può venire fuori un vitello d'oro così per caso. Viene fuori solo se c'è un abile orafo, se c'è un bravo artista, artigiano, che è lì e che lavora. Va, scendi, disse Dio a Mosè, il tuo popolo si è corrotto, si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno fatto sacrifici e hanno detto a Israele: questo è il tuo Dio che ti ha tratto fuori dal paese di Egitto. Era una copia probabilmente degli idoli del dio Moloch. Si trattava di una divinità diffusa e questo vitello è così vivo nel suo ricordo che poi il re Geroboamo, per motivi politici, diplomatici, ne fece fare addirittura due, e stiamo parlando di centinaia di anni dopo. Voglio dirvi che il peccato è una mala erba, è una radice velenosa. Se non la estirpiamo completamente, resisterà anche secoli. Ma noi vogliamo strappare il male, deporre il male che così facilmente ci avvolge, riguardando a Gesù, capo e compitore della nostra fede. Il soccorso di Dio nei pericoli come quelli del passato. Il soccorso di Dio viene accennato qui, e l'abbiamo letto nel verso 8, come taluni di loro fornicarono, noi non vogliamo fare, che avevano combinato. Siccome c'era un popolo nei dintorni, questo popolo li attirava,
cominciarono a fare delle unioni, dei matrimoni, anche se Dio lo aveva proibito e l'aveva proibito severamente. Il flagello scoppiò e molti morirono. Io voglio dirvi che non dovremmo mai fare l'errore di sfidare Dio. Se Dio ha per noi delle regole, delle norme, è per il nostro bene, è perché Lui ha il meglio da darci. E ciò che Dio può fare, ciò che Dio può dare, è certamente quanto di meglio esiste. Il soccorso di Dio. Non dobbiamo essere infedeli nel matrimonio. E abbiamo visto che Israele pagò un duro prezzo. Il soccorso di Dio. Non dobbiamo mormorare come loro mormorarono. L'abbiamo letto nel verso 10, che rileggo. Non mormorate come alcuni di loro mormoravano e perirono colpiti dal distruttore. E voglio dirvi che hanno accusato tante volte Mosè, ci hai tirato fuori, ci hai portato fino a qua, non si è mai visto un uomo capace di fare una cosa del genere, portare liberazione a un paio di milioni di persone, dagli a bere nel deserto, dagli a mangiare tutti i giorni coi forni di vino che sfornavano panini di manna e con acqua abbondante che, guarda caso, nessuno sapeva dov'era, ma Dio lo sapeva, perché Dio è il creatore e Dio sa ogni cosa. La scrittura dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi loro, perché essi vegliano per la vostra vita come di chi deve renderne conto. Non è un prepotente il pastore che non si fa i fatti suoi, questi pastori di anime che si preoccupano per noi. In realtà devono renderne conto, e un giorno Dio chiederà ai responsabili del popolo suo: che ne hai fatto del mio popolo? Quindi è importante che vegliano. Queste cose avvennero per servire d'esempio a noi. E infine, e avviandoci a conclusione, ci parlano del sostegno del credente nell'essere guidati, che abbiamo ben visto descritto nell'elenco di tutti quei tutti. Abbiamo letto che tutti furono battezzati sotto la nuvola, tutti furono abbeverati, tutti, è ripetuto. E io voglio dirvi che Dio andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nel cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli. E forse dobbiamo ammettere che io e voi siamo un po' resti anche davanti a testimonianze visibili. Una colonna di nuvolo, una colonna di fuoco erano cose che si vedevano, ma nonostante questi segni essi non davano il cuore a Gesù. E senza che vi meravigliate vi dico che i miracoli attirano a Cristo ma non trasformano per Cristo. I miracoli ci avvicinano al Signore, a cercare la sua faccia, ma poi ci vuole un incontro personale con Gesù. Ci vuole che diciamo a Cristo: salva l'anima mia, trasforma la mia vita, cambia la mia esistenza. Tutti mangiarono lo stesso cibo, perché il Signore aveva detto: farò piovere pane dal cielo. E Dio lo disse e lo fece, e lo fece con puntualità. Non si dimenticò neanche una volta in quei lunghi anni, e ogni giorno egli provvedeva il pane della vita. Chi ha un po' d'esperienza di quanto sto per dire sa che sono tempi in cui, in mezzo a mille prove, pur tuttavia mille benedizioni prima non disponibili ci sono. Per esempio, la mattina alzarci e leggere la meditazione della parola di Dio che ci viene inviata. Se non viene inviata, non viene letta. Dio però non si è dimenticato neanche una volta. Non si è mai inceppato internet, non si è mai bloccato il sistema. La manna doveva scendere ed è scesa. L'acqua doveva arrivare ed è sgorgata. Il popolo doveva essere protetto dal sole e la nuvola ha accompagnato il popolo del Signore. Pensate, nel deserto fa fresco e poi nel deserto fa freddo la notte,
La nuvola era una colonna di fuoco allora e li riscaldava. Faceva anche altro. La colonna di fuoco teneva lontano le bestie feroci che hanno paura del fuoco e li riscaldava per il bisogno di sentire un po' di calore durante la notte. Che grande Dio, che meraviglioso Signore. Gesù continua a ripetere anche stasera, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Siccome ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Queste cose sono state scritte per ammonire noi, è detto, e abbiamo anche ascoltato, avvennero per servire da esempio a noi. Noi vogliamo ricordare il viaggio di Israele, il soccorso di Dio, il sostegno del credente e ricordare che in ogni tempo Egli avrà cura di te. Qui è promesso, noi ci crediamo, andremo avanti, saremo vittoriosi, non verremo mai meno. Ci alziamo in piedi, adoriamo insieme il Signore.